In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Da giovedì che stiamo festeggiando il Corpus Domini, noi abitanti di Roma sempre siamo fortunati per quanto riguarda la vita di grazia, di fede. Purtroppo non spesso avviene così a livello poi pratico, però per questo poi risponderemo un giorno quando il Signore staremo davanti a Lui. Giovedì Corpus Domini con Benedetto XVI, oggi a livello italiano, nazionale, celebriamo Corpus Domini. Ogni giorno per me, questo è, come ho detto a mie consorelle, è lavoro, qui lavoro, questo è il mio lavoro, questo santo altare. Da questo altare annuncio tutto, annuncio le nascite, i morti, sofferenti, depressi. Da questo altare, soprattutto in questo altare, innalzo le mani per elevare al Signore il sacrificio di Cristo che si attua qui. Ma voi lo vedete? Ma voi lo credete? Vedete questa passione di Cristo? Vedete questa risurrezione di Cristo? Le domande che lancio fortemente io e tutti i sacerdoti del mondo intero. E se ci fosse qui in questo momento Padre Pio, che cosa ti direbbe? Che cosa ti direbbe? Le stesse cose che mi dico io, ecco, proprio così. Celebriamo la passione di Cristo e la sua risurrezione. Su questo altare, tutto santo, attorno e dentro, tutto, ogni altare è unto. E allora prepariamoci, perché questa volta, questa sera, non sono soltanto 12 apostoli accanto a me, ma sono tutti quelli beati invitati alla cena del Signore. Beati invitati alla cena del Signore, avviciniamoci all'agnello che può togliere i peccati per chi accoglie questo perdono ed entra in quel luogo predisposto dal Signore, ai quali il Signore ha detto: a chi perdonerete saranno perdonati, a chi non perdonerete resteranno non perdonati. Avviciniamoci con fede e umiltà per mendicare la grazia della santità. Confesso.